Per Cuore Gialloblu e a tutto basket, Marco Pozzecco, è finita la semifinale contro Biella. Capodorlando ha giocato al meglio, grande intensità, aveva delle assenze molto pesanti, Arci non ce l'ha fatta e Portannese forse non è più entrato per qualche problema fisico. Sì, forse potevo rimetterlo in campo. Però abbiamo detto forse, infatti. No, lo so. No, ma c'hai ragione tu. Siamo stati, vabbè, lo sapevamo che non era una competizione che si addiceva alle nostre caratteristiche. Giocare due partite in due giorni, no, ma è quasi un suicidio per noi. Eventualmente la finale domani non so cosa avremmo fatto, quindi non dico che sono contento perché sono estremamente dispiaciuto, però l'energia che avevamo oggi, abbiamo buttato tutto quello che avevamo dentro per poterla vincere, però non ce l'abbiamo fatta. La partita è stata troppo maschia. Biella ha giocato una partita spettacolare, di grandissima intensità. Chiaramente quando giochi di energia, di intensità, se ti viene concesso qualcosa in più, la squadra che hai di fronte, se non è un pochino tutelata, ne risente. Gli arbitri sono incappati nella giornata, no, ci sta. Stanno facendo dei passi da gigante in avanti rispetto all'inizio dell'anno. Oggi sono stati, diciamo, un po' sottotono, ma si è capito nel momento in cui uno dei tre si è fatto addirittura male. Quindi, che succede? Hanno finito in due, infatti, gli ultimi, secondo te. Forse era meglio se finiva in uno, almeno che siamo meno cagati. Marco, solo una cosa velocissima. A 5 minuti dalla fine Biella perde i due lunghi, praticamente Hollis e Infante per falli. Forse Nicevic non ne aveva più a quel momento lì? Possibile? Perché da fuori sembrava adesso spadroneggia. Sì. Impressione di un tifoso, eh? No, è vero. Potevamo andare un pochino più sotto canestro, dovevamo fare delle cose forse un po' diverse. Però la partita si è messa su binari diversi da quelli che noi volevamo ed è finita così. Però è vero, sì, loro hanno giocato, ma a parte che ti dico, la pallacanestro io sono convinto che sia destinata a non avere ruoli, quindi quello che dici tu è per certi versi vero. Mi aspettavo o speravamo che alla fine magari potessero pagare un po' di più nel fatto di non avere a disposizione i lunghi, ma sono convinto che non sia un fatto così determinalmente negativo. Io ti ringrazio, ti togliamo la lampada abbronzante. Ciao Marco.